Amici di Stylize, ben ritrovati ad una nuova puntata di A Caccia di Libri. Salutiamo il nostro ospite, Vincenzo Fiore. Benvenuto. Salve, grazie per l'invito. È un piacere, Vincenzo. Vincenzo scrive per le pagine culturali del The Post Internazionale e del Quotidiano del Sud e collabora con diverse riviste. Tra i massimi esperti di Émile Cioran, ha scritto la prima biografia integrale in lingua italiana dedicata al pensatore romeno, la filosofia come defascinazione e la scrittura come terapia. Ha tradotto diverse lettere e interviste di Cioran, molte delle quali pubblicate in Ultimatum all'esistenza, testo che ha presentato anche su Rai News e Rai 1. È autore inoltre dei romanzi Io non mi vendo e Nessun titolo. Quest'ultimo è entrato più volte nelle classifiche dei più venduti su Amazon e IBS. Vincenzo, ricordi la prima volta che sei rimasto colpito e affascinato dalla figura di Émile Cioran? Sì, ricordo molto bene quel momento particolare della mia vita. Era un momento in cui avevo sofferto molto per la scomparsa prematura di mio padre. E quindi nell'ottica di quel ragazzino che ero, stavo soffrendo e cercavo qualcosa che desse sfogo ai miei pensieri, alle mie inquietudini e casualmente mi imbattei in questo titolo strano di questo filosofo che non conoscevo, nonostante fossi appassionato e ormai una matricola all'università in filosofia. E allora corsi in libreria ad acquistare un libro di questo filosofo sconosciuto e di lì iniziai a leggere. Iniziando a leggere Cioran ho scoperto la sua forza, la forza delle parole, la forza del suo pensiero e ho trovato in lui, che è poi una parte importante del suo discorso, della sua filosofia, cioè ovvero quella di trovare nella scrittura e nella lettura una sorta di terapia personale. E infatti grazie a Cioran, ma grazie anche a tanti libri e grazie alla scrittura, ho superato momenti davvero difficili della mia vita. E in cosa ti senti più vicino al suo pensiero? Innanzitutto bisogna fare una premessa, ovvero quella Cioran è un pensatore antimoderno, antiaccademico, una figura radicale, molto spesso accostata ai nichilisti e agli esistenzialisti. Quindi è un po' difficile anche mediaticamente dire mi sento vicino al suo pensiero, però in fondo, nelle pagine nascoste di Cioran, in realtà quello che sembra una negazione della vita, quasi un attacco radicale alle categorie principali dell'esistenza, in realtà nascondono una grande forza per l'esistenza, per la bellezza dell'esistenza, una bellezza però che molto spesso viene negata dagli eventi e dalle circostanze. Mi sento vicino quindi sia a quell'animo inquieto, ma soprattutto alla sua ironia e alla sua volontà poi di vincere questa sua indole, perché molte persone che l'hanno conosciuto, ma anche studiando i suoi testi, studiando le sue interviste, le sue lettere, si comprende come Cioran fosse sì un autore, tra virgolette, pessimista, però aveva una grande forza, una grande ironia ed era probabilmente una delle persone più solari. E c'è un po' questo contrasto che mi affascina. Com'è stato far conoscere al grande pubblico della RAI la tua selezione di testi di un pensatore così iconico, così struggente? Beh, è strano ed emozionante perché Cioran fino a qualche anno fa era un autore non sdoganato sul quale versavano ancora tanti pregiudizi, purtroppo anche per motivi di una fascinazione lui giovanile che aveva avuto in quei particolari anni degli anni 30 che sono stati un po' degli anni travolgenti a livello politico nel Novecento. E quindi innanzitutto è stato difficile
ripulirlo, cioè ovvero cancellare quei pregiudizi, dimostrare che l'opera di Choran andava innanzitutto verso tutt'altro, che non aveva nulla, niente a che fare con la politica e niente a che fare con determinati personaggi. E poi è stato emozionante perché più volte in Rai c'è stato un bellissimo servizio del TG2, un servizio a Rai 3, e poi ho avuto la fortuna di essere invitato anche su Rai News, un programma di Rai News che va in replica anche su Rai 1, ed è stato emozionante poter portare al grande pubblico e quindi presentarlo per così com'è. Esatto. Io non mi vendo in nessun titolo. Parlaci di questi tuoi libri, risultati di intenso lavoro e di ricerca anche su te stesso. Sì, un po' si ricollega a quello che ci siamo detti all'inizio, cioè ovvero di trovare sia nella lettura e sia nella pratica della scrittura quasi una sorta di terapia, di sfogo personale. Quindi hai applicato il principio sì, di Mill. Sì, esattamente, ho applicato alla lettera una parte del pensiero di Choran. Esatto. E in realtà è nato per gioco, ovvero ho iniziato a scrivere, però senza la pretesa e né la voglia di voler pubblicare. Poi in quegli anni che c'era un po' anche un'esplosione dei social network, mi sono accorto che tante delle piccole cose che scrivevano venivano condivise, a volte diventavano virali, e così ho avuto delle offerte editoriali e quasi casualmente è nato il primo romanzo. Il primo romanzo che ho avuto la sua piccola fortuna, e così ho coltivato la scrittura anche con appunto la seconda pubblicazione, in questo senso di narrativa nessun titolo, e spero al più presto, magari chissà, magari l'anno prossimo, fra 2 anni, di ritornare alla prosa, perché forse è la parte più bella della scrittura. Appunto, è in progetto un altro lavoro che uscirà a breve. Parlacene un po'. Sì, è prevista per la prossima settimana, massimo 10 giorni, l'uscita di Voci dal XXI secolo. La cosa più importante della vita probabilmente sono gli incontri che facciamo, che sono poi quelli a segnarci sia in maniera positiva e negativa. Voci del XXI secolo raccoglie un po' gli incontri che ho avuto la fortuna di fare in questi ultimi 2-3 anni, 2-3 anni molto complessi sia a livello personale ma anche a livello mondiale. Quindi, e raccolgono interviste, racconti, aneddoti, esperienze di grandi personalità, di grandi eccellenze. Ci sono conversazioni con 2 astronauti, con dei poeti, con dei filosofi, con degli scienziati, e ognuno di loro mi ha raccontato dal suo punto di vista, dalle sue particolari esperienze di vita, dalle sue conoscenze, una parte della loro carriera, delle loro prospettive. Oggi un po' il giornalismo tende a sprecare le occasioni che presenta il web, perché molto spesso c'è una rincorsa al click, c'è una rincorsa alla velocità. Questo testo vuole essere un po' di controtendenza, cioè ovvero vuole ritornare a un giornalismo che ti costringe alla riflessione, ti costringe all'approfondimento, e spero nel mio piccolo, grazie ovviamente alle parole di questi maestri, di aver almeno minimamente tentato nel mio scopo. Di trasmettere questo pensiero e questo messaggio. Dove sarà possibile acquistare il tuo prossimo lavoro? Ovviamente in qualsiasi libreria, e credo già sia disponibile negli store online e ovviamente sul sito dell'editore. Allora, noi nel farti un grande in bocca al lupo per questo tuo nuovo lavoro, ti ringraziamo per essere stato con noi, per essere stato nostro ospite, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di A Caccia di Libri. Grazie per l'attenzione e grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti.